Santo es, Padre de Kripaya, Sri Guru Tanatos, Gurave Gaurachandraya, Radhikaya Vidaya, Krishnaya Krishna Bhaktaya, Dar Bhaktaya Namo Namah, Ananda Lila Maya Vigrahaya, Hey Mama Deva Sthavi Sundaraya, Tasmai Maha Premana Sampradaya, Chaitanya Chandraya Namo Namah, Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Bhaktavina Aparada Lakshe Jivnasya Kamari Sangramavate Jivamaitam Sharanam Prapadam Vindenu Vase Sharanaravindam Vindenu Vase Sharanaravindam First of all, I offer my Satan Dandavat Pranam. My heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadi Apanvaraditam Guru Paraparma, Nitilila Pravisht Om Vishnupad, Ashtotarashma Rupanugacharivare, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Prima di tutto offro il mio Dandavat Pranam, il mio cuore come migliaia, come petali di fiore migliaia di volte ai piedi di loto del mio maestro spirituale, Srila Nityalila Om Vishnupad Rupanugacharya Srila Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Guru's Guru and his Guru and his Guru and all the great spiritual masters in our unbroken line going back thousands of years to Sri Krishna. Dopodiché offro i miei omaggi migliaia di volte al guru del mio guru, al suo guru e a tutta la catena ininterrotta di maestri spirituali che va indietro a migliaia di anni fino a Sri Krishna stesso. And finally, I offer my pranam to all the assembled devotees. E alla fine offro i miei omaggi a tutti i devoti qui presenti. Arrivo! So this morning we heard the amazing tattva. Questa mattina abbiamo ascoltato la stupefacente tattva. About the nature of transcendental bhakti. Riguardo alla natura della bhakti trascendentale. Now the question comes, how can I attain it? Adesso la domanda arriva, come posso ottenerla? Someone may think, I have chanted the holy names. Qualcuno può pensare, io ho cantato i santi nomi. I have done the puja, worship to my guru. Ho fatto il puja al mio guru. I have
decorated Radhana Krishna in the temple. Ho decorato Radha Krishna nel tempio. I tried to do so many devotional activities. Ho provato a fare così tante attività devozionali. But still, my heart is not clean. Ma il mio cuore ancora non è pulito. And I'm not experiencing the transcendental bliss. E non sto facendo esperienza della gioia trascendentale. Why? Perché? Because to enter into Bhakti Raja, to enter into the kingdom of Bhakti. Perché per entrare dentro al regno della Bhakti, you have to enter through a narrow door. Dobbiamo entrare per una porta molto stretta. If you want to come into this room, you cannot walk through the wall. Se volete entrare in questa stanza non potete camminare dal muro. You have to come to the door, then you can easily enter. Dovete entrare per la porta, allora potrete entrare. So in the same way, there's a doorway which is the entrance to the experience of Bhakti. Allo stesso modo c'è una porta che è l'entrata per fare esperienza della Bhakti. So that doorway is Sharanagati. Questa porta è Sharanagati. Sharanagati means complete surrender. Sharanagati significa arresa completa. Without any other shelter. Senza nessun altro rifugio. So, if a person is practicing bhakti, but in their heart they have not surrendered, then their devotional soul is not really bhakti, it's only like a drama. Se una persona sta praticando la Bhakti ma nel cuore non ha una resa totale, allora quello che sta praticando non è proprio Bhakti, ma è come un teatro. You know, when Chaitanya Mahaprabhu was dancing in Kirtan, quando Chaitanya Mahaprabhu stava danzando nel Kirtan, he would lose awareness of this world. Lui perdeva coscienza di questo mondo and fall to the ground and roll in the dust. E cadeva a terra e si rotolava nella polvere. But internally he was experiencing the spiritual world. Ma internamente stava facendo esperienza del mondo spirituale. So we just saw Ananta Nitai also rolling in the dust. Abbiamo appena visto Ananta Nitai rotolarsi nella polvere. But was he experiencing Goloka Vrindavan? Ma stava facendo esperienza di Goloka Vrindavana? No, because it was a drama. No, perché era un teatro. So it's good to make a drama. È bello fare un teatro. But your whole life should not be a drama. Però la nostra intera vita non dovrebbe essere un teatro. There should be some reality in our life. Ci dovrebbe essere della realtà nella nostra vita. So that we can experience the reality of bhakti, we have to adopt the sentiment of Sharanagati. Per poter fare esperienza del realismo della bhakti dovremmo adottare e dovremmo prendere rifugio nella Sharanagati. Sharan means refuge, take shelter. Sharanagati significa prendere rifugio. Agati means having no other shelter. Agati significa non avere nessun altro rifugio. So how do we do that? Come possiamo fare questo? If you are in a war, se voi siete in guerra and your side runs out of ammunition, e la tua parte dell'esercito va finisce le munizioni, then what you see usually they put a white cloth on a stick and they wave a white flag, we surrender. Loro prendono una bandiera bianca e la alzano, la sventolano e così si arrendono. This is not surrender. Questa non è la resa. So very mercifully our great saints have described exactly the psychology of surrender. Molto misericordiosamente i santi della nostra linea hanno descritto la psicologia della resa totale. So it's most valuable for us to understand the psychology of surrender, then we can enter through the doorway into the experience of transcendental bhakti. Comprendere questa psicologia della resa è molto fondamentale per noi, in modo che noi potremmo entrare per la porta della bhakti reale. So here is the definition. Qui c'è la definizione. Anukul yasya sankalpam, pratikul yasya varjanam, rakshisyati iti vishvaso, gopit dvaivaranam tata, atmanikshepana karpanye, sadvida sharanagati. Sharanagati has six components. Sharanagati è composta da sei cose. The first one. La prima. Is called anukulyasya sankalpa. È chiamata anukulyasya sankalpa. Sankalpa means promise. Sankalpa significa promessa. Usually,
When a person makes a promise or a vow in Vedic culture, nella cultura vedica di solito quando una persona fa un voto o una promessa, then they they do acharya. Loro prendono la shaman. That means they take water in their hands and they drop it on the ground. Prendono l'acqua nella loro... I make a vow. Prendono l'acqua nella loro mano e la gettano a terra. Io faccio un voto. And this promise I will not break. E questa promessa io non la non la romperò. So every day before we remember our Gayatri mantras, when we surrender to Guru and Krishna, we do this acharya first. Ogni giorno quando noi cantiamo il Gayatri facciamo prima questo rituale. So the vow is anukulyasya. Everything which is favorable for devotional service, I will follow it in my life. Il voto è questo, il primo anukulyasya, che io qualsiasi cosa che è favorevole per la vita devozionale io l'accetto nella mia vita. All the rules and regulations of bhakti. Tutte le regole della bhakti. And the instructions that Gurudev is giving me. E le istruzioni che Gurudeva mi dà. Then I will hear it. I will not hear going in one ear and out of the other. Io le ascolterò, no, non facendo in modo che entrano in un orecchio e escono dall'altro. I will follow it fully in my life. Io lo seguirò completamente nella mia vita. Once there was a king. Un tempo c'era un re. And named Vikram. Lui era chiamato Vikram. And he had in his court many learned scholars. E lui aveva nella sua corte tanti scolari istruiti. They were very famous scholars. Loro erano degli scolari molto molto famosi. But one day, one sage came there. Ma un giorno un saggio venne lì. He looked like a madman. Lui sembrava un uomo matto. His cloth was old. He was covered in dust. Lui era riempito di polvere e il suo vestito era vecchio. And he was carrying a skull. E lui portava con sé un teschio. So then he came into the assembly and he was laughing. E lui venne alla cerimonia e iniziò a ridere. You are supposed to be pundits, learned scholars. Voi siete supposti essere dei pandit, degli scolari istruiti. Let's see how learned you are. Vediamo un po' quanto siete istruiti. Who can answer my question? Chi può rispondere alla mia domanda? So the king said, what is your question? Il re disse, qual è la tua domanda? He came up to the king and on the table by the king he put down this skull. Lui prese il teschio e lo pose sul tavolo davanti al re. He said, who can tell me if this man was a pundit or a fool? E lui prese il teschio e lo mise là e disse, chi può dirmi se questo uomo a cui apparteneva era un pandit, un istruito o uno stupido? So then the scholars there, they were looking. They thought, how can we answer this question? E gli scolari si guardavano e pensavano, come possiamo rispondere a questa domanda? So then the king, his main pundit. Allora il principale scolaro di questo re, he was not there. Lui non era lì. He said, just wait, our main pundit is not here. E lui disse, aspetta, il nostro scolaro principale non è qui. That sage said, just as I thought, excuses, you cannot answer this question, you are not learning at all. Il saggio dice, come sapevo, queste sono tutte scuse, se non sapete rispondere a questa domanda non siete istruiti per niente. So just then the main pundit arrived. Allora proprio in quel momento il pundit principale venne. And the king posed the question to him. E il re gli fece la domanda. So then the main pundit said, bring me one straw. Allora il pundit disse, portami un filo d'erba. So then he took the straw and he held the skull. Allora lui prese il teschio e questo filo. And then he took the straw and he poked it in the ear of the skull, through the skull and out the other side, till it was sticking out both sides. E lui prese questo filo e lo inserì in un orecchio e lo fece uscire dall'altro orecchio. Then he said, this man was a fool. E allora disse, questo uomo era uno stupido. Because what goes in one ear comes out from the other. Perché quello che gli entra in un orecchio esce dall'altro. So don't be like this. Voi non dovete essere così. When Gurudev is giving some instruction, then it should go in and down into your heart forever. Quando Gurudeva vi dà delle istruzioni dovrebbe entrare dall'orecchio e andare giù nel cuore, rimanere lì per sempre. Don't forget it. Non dimenticatelo. And
don't remember it, but not follow. E non ricordatelo senza seguirlo. You should remember and follow. Dovrete ricordarlo e seguirlo. So this is called Anukoyasa Sankalpa. All which is necessary for bhakti, I will do that without fail. Questo si chiama Anukulyasha Sankalpa. Tutto quello che è favorevole alla bhakti, io lo farò senza fallire. And it is the first symptom of Sharanagati surrender. E questo è il primo sintomo della Sharanagati. Second one, Pratikulyasya Vajranam. Il secondo, Pratikulyasya Vajranam. That means to reject from your life everything which is against bhakti. Che significa rigettare dalla propria vita tutto ciò che non è favorevole alla bhakti. So all types of material association. Tutte le associazioni materialistiche. Material music. La musica materialista. Material culture, material poetry. La cultura materiale, la poesia materiale. Television programs. E i programmi televisivi. All these things. Tutte queste cose. Just fill your chitta vrittis with tamasic and rajasic. Loro riempiono la vostra città, le vostre città vritti di movimenti rajasici e tamasici. You want to ignite the fire of bhakti, but you are giving water. Voi volete accendere il fuoco della bhakti, ma nel frattempo gli date acqua. You cannot light a fire with wet wood. Voi non potete accendere un fuoco con la legna bagnata. So we have to dry out from the materialistic influence. Quindi noi dobbiamo prima asciugare tutte le influenze materialistiche. So everything which is against bhakti. Tutto ciò che è contro la bhakti. Especially what is very very against bhakti. Specialmente ciò che è molto molto contro la bhakti. Is the association of mayavadis. È l'associazione con i mayavadi. Mayavadi means a person who thinks I am God, you are God, you are God. Mayavadi significa una persona che pensa io sono Dio, tu sei Dio, tutto quanto è Dio. Who thinks this world is just illusion and the only truth is light. Colui che pensa che questo mondo è un'illusione e la sola cosa reale è la luce. They think Krishna is illusion. Loro pensano Guru che is illusion. Loro pensano che Krishna è illusione. The only name is illusion. Il guru per loro è illusione, il santo nome. Everything is just emptiness. È illusione e tutto quello che è reale è solo il vuoto. This attitude is extremely against the transcendental love. Questa attitudine è estremamente contraria all'amore trascendentale. So that conception and that association is extremely dangerous for one who wants to progress in spiritual life. Non solo quella concezione, anche l'associazione con queste persone che la hanno è estremamente pericoloso per la vita spirituale di una persona. Also, the illegitimate association, illicit connection between male and female. Anche le connessioni illecite tra uomo e donna, illegittime. And worse than associating in an improper way with a person of the opposite sex is associating with a person of the same sex who has a very bad attitude towards the opposite sex. E peggio, because you catch their attitude. E peggio ancora di avere questa connessione con il sesso opposto e avere questa connessione con persone che hanno questa connessione col sesso opposto, perché catturerà anche da noi, in noi farà nascere questa attitudine. If you associate with a man, women are like toys for my play. E se voi vi associate con un uomo che pensa che le donne sono come dei giocattoli per lui. You may have lust, but this person's attitude is so bad, if it will come to you, it will be more damaging than if you associate in a lusty way. Tu potresti avere un po' di lussuria, ma l'associazione con una persona che la pensa così è ancora più pericolosa dell'associazione stessa con il sesso opposto. So it's worse than the illicit association is association with someone who has a very bad attitude in this regard. Quindi peggio dell'unione illecita è l'associazione con una persona che la pensa così riguardo all'unione. So once you try to keep the association of pure persons. Una persona dovrebbe tentare di mantenere l'associazione con persone pure. Who are living a very pure life and very in a mood of surrender. Che vivono una vita molto pura in un mood di arresa. So then, first one, to make a promise to accept all the favorable things. Second one, to give up all the things which are negative and against bhakti. Quindi la prima cosa è accettare tutto ciò che è favorevole, la seconda allontanare e rigettare ciò che è sfavorevole alla bhakti. Then the next one, rakshishatiti vishvaso, means vishvas means confidence. Vishvas significa confidenza. That rakshishatiti, Krishna will always protect me in the time of danger. Rakshishatiti, che Krishna mi proteggerà sempre nel momento del pericolo.
If you are full of fear, se voi siete pieni di paura, in a situation, any situation, in una situazione qualsiasi, that means that you have forgotten Krishna. Significa che voi avete dimenticato Krishna. The devotee is completely fearless. Il devoto è completamente libero dalla paura. Because he knows the whole universe is under the control of Krishna. Perché lui sa che l'intero universo è sotto il controllo di Krishna. Nothing can happen which is not for my benefit. Niente può accadere che non è per il mio beneficio. So I accept. Quindi io accetto. The cup that my father has made for me, why should I not drink? Il bicchiere che mio padre ha fatto per me, perché non dovrei berlo? So Krishna is in control of everything and he is our best friend. So in a dangerous situation, never be afraid. Krishna è il controllore di tutto ed è anche il nostro migliore amico, quindi in una situazione pericolosa non dovete mai avere paura. It is one of the symptoms of surrender. È uno dei sintomi della resa. Like Prahlad Maharaj. Come Prahlad Maharaj. His father tried to kill him. Suo padre tentò di ucciderlo. So he told soldiers to throw him from the top of a cliff. Disse ai suoi soldati di lanciarlo dalla vetta di una montagna. So they threw him. Loro lo lanciarono. And Prahlad was not afraid. He was just falling. Hare Krishna, Hare Krishna. E Prahlad non era per niente occupato. Lui stava cadendo e cantava. No problem. And Krishna caught him. Pensava non c'è nessun problema. E Krishna apparve e lo prese. So, but if it will happen to you, you will have a doubt. Ma se cade a voi, voi avrete un dubbio. And then, splat. E dopo vi sbiaccicherete a terra. Try to be like Prahlad Maharaj. No doubt. Dovete tentare di essere come Prahlad Maharaj, non avere nessun dubbio. Then the next one is the Gopti Dvay Varna, means to select Krishna as your guardian or maintainer. Quello dopo è selezionare Krishna come la propria guida e colui che ci mantiene. The meaning is that everyone in this world is feeling some existential fear. What will happen in the future? What will happen when I grow old? E tutti quanti nella terra hanno qualche paura esistenziale. Cosa mi accadrà in futuro quando invecchierò? I have no time to serve Krishna because I have to make this big arrangement so that when I'm old I'll be very comfortable. Io non ho tempo di servire Krishna perché devo fare questo grande arrangiamento in modo che quando invecchierò avrò del comfort. Even there's no guarantee that you will live so long. Non c'è nemmeno la garanzia che voi vivrete così a lungo. So, one symptom of surrender is I will fully serve Krishna and Krishna will manage everything in the future. Un sintomo della resa è io completamente servirò Krishna e Krishna si prenderà lui avrà cura di cosa mi accadrà nel futuro. And Krishna will manage everything better than I can do it. E Krishna si prenderà cura di tutto quanto meglio di quanto non possa fare io. Someone is thinking, oh, I have no time for devotional service. Qualcuno pensa, oh, io non ho tempo per fare il servizio. And this devotee who surrendered to Krishna is quite foolish. Questo devoto che si è arreso a Krishna è un po' stupido. He is not intelligent like me. Non è intelligente come me. I have life insurance, medical insurance, fire insurance, everything. Io ho tutti i tipi di assicurazione, non mi manca niente. I will be completely safe. Io sarò completamente al sicuro. But this devotee, oh my God. It will be a disaster. Ma questo devoto, oh mio Dio, accadrà un disastro. But it never happens. Ma non succede mai. If someone is living their life for Krishna, their life becomes amazing. Se qualcuno la sua vita la usa per servire Krishna, la loro vita diventa incredibile. Even if you don't live your life for Krishna, everyone's karma is fixed anyway. E comunque sia, anche se non vivete la vostra vita per servire Krishna, il karma di ognuno è già fissato. Some people work very hard. But their karma is that they'll lose everything and become poor. Alcune persone lavorano molto duro, ma il loro karma è che lo perderanno tutto e diventeranno molto poveri. And some persons they don't work very hard, but some or other they win the lottery. Altre persone non lavorano per niente, ma in qualche modo vincono la lotteria. Or they inherit something, or someone leaves them something. Oppure ereditano qualcosa, o qualcuno gli regala qualcosa. Everyone's karma is your happiness and distress is already fixed.
from the activities you did in your last life. Il karma di ognuno è già fissato, la propria felicità e la propria tristezza è già fissata dalle attività che abbiamo fatto nelle vite precedenti. Narada Muni disse a Vyasadeva: a person who is actually intelligent and philosophical, una persona che è intelligente dal punto di vista filosofico, they give their full energy in serving Krishna. Loro danno tutta la loro energia per servire Krishna. Because they understand that happiness and distress are fixed by the past life karma. Perché loro comprendono che la felicità e la tristezza materiali sono già fissate dal karma della scorsa vita. Just as a person never works so that they can suffer. Così come una persona non lavora mai per soffrire. No one thinks, oh, I made a good arrangement today that my house will burn down. Nessuno pensa, oh, oggi ho fatto un buon arrangiamento in modo che la mia casa brucerà. And someone will steal my car. E che qualcuno mi ruberà la macchina. These things happen against what you want. Queste cose accadono contro ciò che vuoi. So just as the suffering comes itself by fate, by destiny, without any endeavor. So in the same way, material happiness, material comfort, luxury, anything, it comes to you automatically by fate. Così come la sofferenza viene dal fato, dal destino, senza che noi facciamo qualche sforzo per ottenerla, la stessa cosa avviene della felicità materiale, essa viene senza che noi facciamo qualcosa per ottenerla, ma dal fato. So you don't have to waste so much space on your hard drive. Quindi non dovete sprecare così tanto spazio nel vostro hard disk, nella vostra memoria, per come ottenere queste cose. You are losing your time. Voi perdete solo tempo. If someone will come to say, oh, give me $100, otherwise the sun will not shine tomorrow on you. Se qualcuno viene e ti dice dammi $100, altrimenti domani il sole non brillerà su di te. Oh no, the sun will not shine tomorrow. Okay, take $100. E dice, oh no, domani il sole non sorgerà, oddio, io. Cos'è questo? Sun will shine tomorrow on you. Il sole domani sorgerà. Non dipende da questo. And to bend to become dark. E la notte diventerà buio. So this happiness and distress is coming automatically in waves by karma. Quindi questa felicità e questa sofferenza arrivano automaticamente dalle onde del karma. But if you think you create it yourself now by what you are doing now. Ma se voi pensate che voi create voi stessi adesso grazie a ciò che state facendo. Then this is the mentality of a donkey. Questa è la mentalità di un asino. Donkey is working very hard the whole day. E l'asino lavora duro tutto il giorno. Perché altrimenti pensa, se io non lavorerò per il padrone stasera non avrò l'erba da mangiare. But grass is growing everywhere for free. Ma l'erba cresce dappertutto ed è gratis. But the donkey cannot understand. Ma l'asino non può arrivarci. So the material happiness, it comes for free. Quindi la felicità materiale viene gratis. It is from the past life. If you did good karma, you will have some happiness, and what bad karma is done, you will have some distress. Voi nella scorsa vita ciò che avete fatto di buon karma otterrete della felicità, e ciò che avete fatto di cattivo karma otterrete della tristezza. Non potete cambiarlo, non potete fare niente. You see, there are so many wealthy persons and famous persons. Ci sono tantissime persone che hanno la salute e sono famose. And they become psychologically disturbed. E loro diventano psicologicamente disturbati. They try to have a relationship, but they cannot. They go to 10 relations. Loro cercano di avere una relazione stabile, ma non ci riescono, passano per 10 di essi. And in the end, how many of them kill themselves with drugs? E quanti di essi alla fine si sono suicidati con le droghe? There's a big list of famous persons. C'è una grande lista di persone famose. Who had beauty, fame, money, everything that you might want in this world. Che avevano bellezza. And what happened? They died from a drug overdose. Che avevano bellezza, fama, tutto quello che potete desiderare dalla vita, ma alla fine sono morti di overdose. But you are thinking, if I can get all of those things, I'll be happy. Ma voi pensate, se io riuscirò a ottenere tutte queste cose, io sarò felice. Rich man eats 3 chapatis. Una persona ricca mangia 3 chapati. And a poor man eats 3 chapatis. E una persona povera mangia 3 chapati. What's the difference? Qual è la differenza? Don't worry about anything. Non dovete preoccuparvi di niente. The most valuable thing is your time. La cosa che ha più valore è il vostro tempo. One second that passes, you cannot buy it back. Perché un secondo che passa non potete comprarlo indietro.
So every second, try to utilize it in the most effective way in remembering and serving Krishna. Quindi ogni secondo tentate di utilizzarlo al modo migliore per servire Krishna. What will happen in the future? Cosa accadrà nel futuro? That's not my headache. Krishna will manage. Questo non sarà, il mio mal di testa non sarà dovuto a questo, perché Krishna... So when Krishna sees this determination, the trust in your heart. Krishna si prenderà cura di questo, e quando Krishna vede questa determinazione nel nostro when cuore, you are praying, he's listening. Quando noi preghiamo lui ci ascolta. If you don't trust him and you pray, not listening. Se voi non avete fiducia in lui e lo pregate, lui non vi ascolta. Many persons say, I pray to God, but nothing happened. Tante persone dicono io prego a Dio ma non succede niente. Why? Because you're praying for your things for yourself. Questo è perché perché pregano per le cose per loro stessi. Satanga sharanagati hoi vedharo tahara pratana shuni shinanda kumara. It is said, Krishna hears the prayer of that person who has surrendered his life. Krishna ascolta le preghiere di quella persona che ha reso la propria vita. So if Krishna is hearing your prayer, what problem will you have? Se Krishna ascoltasse le vostre preghiere, quale problema potreste avere voi? Now so many people they want to have a sugar daddy. Adesso tantissime persone vogliono avere sugar. Sugar daddy. Sugar daddy, means a rich person who pays for everything for them. Tantissime persone vogliono avere uno sugar daddy, significa un compagno anziano molto ricco che paga per loro qualsiasi cosa. So if you surrender to Krishna, then Krishna he manages everything. Se voi vi arrendete a Krishna, Krishna lui penserà a qualsiasi cosa. God is waiting. Dio vi aspetta. You know, there's one deity of Krishna like this, Vita. C'è una divinità di Krishna che ha questa posizione. He's waiting. Lui vi aspetta. He wants to serve us. Lui vuole servirci. But we're not interested. Ma noi non siamo interessati. We think that we can manage the universe. Noi pensiamo di poter controllare, di poter pensare a come va tutto l'universo. In English there's a famous saying. In inglese c'è un verso famoso. How can you make God laugh? Come potete far ridere Dio? Telling your plans. Dicendogli i tuoi piani. We make so many plans. Noi facciamo così tanti piani. But what will come of it? Ma cosa verrà di questo? So we surrender in the service of Gurudev and Krishna makes a plan for you. Quindi noi ci arrendiamo al servizio di Gurudeva e Krishna si prende cura di quello che ci accade. È una cosa così bella, neanche lo immaginate. So Gopti Dei Varanam Tata means the fourth component of surrender is, oh Krishna, you are my maintainer. I will serve you and you will manage all things in my life. Il quarto e la quarta cosa di questo verso è pensare, oh Krishna, tu sei il mio mantenitore, qualsiasi cosa io ne avrò bisogno tu la organizzerai. Then atmanikshepana. Poi atmanikshepana. That means to offer yourself fully to Krishna. Significa offrire voi stessi pienamente a Krishna. The mood is, oh my Lord, everything belongs to you. Il sentimento è, oh Dio, qualsiasi cosa appartiene a te. Nothing is mine. Niente è mio. Even my own soul is not mine. My soul belongs to you. Neanche la mia stessa anima non è mia, ma appartiene a te. So I should serve you. Quindi io dovrei servirti. I exist for this. Io esisto per questo. And then the last component of Sharanagati is Karmanya. That means humility. E l'ultimo componente della Sharanagati è Karpanya, che significa umiltà. To always consider oneself very, very wretched and insignificant. Considerare sempre se stessi molto insignificanti. Oh Krishna, I have no intelligence. Oh Krishna, io non ho nessuna intelligenza. I have no strength. Non ho nessuna forza. I have no knowledge. Non ho nessuna conoscenza. I am fully depending on you. Io dipendo pienamente da te. So this mood is not artificial. Questo sentimento non è artificiale. We are always dependent on Krishna, but when we in illusion, we are in the illusion that we're not dependent on Krishna. Noi siamo sempre dipendenti da Krishna, ma quando siamo in illusione, in noi c'è l'illusione di pensare di essere indipendenti. For example, in
Bhagavad Gita, Krishna said, sarvasya chaham ridisanilisto matakshmiti gyanam aponam cha. Per esempio, nella Bhagavad Gita c'è questo verso. I am situated in the heart of all living beings. Krishna dice, io sono situato nel cuore di ogni essere vivente. And I give the power of remembrance. E io do il potere di ricordare. I give knowledge. Io do la conoscenza. And I give forgetfulness. E io do anche l'oblio. So whatever you remember, whatever you forget, and whatever you know, this is only coming from the power of Paramatma in the heart. Perché qualsiasi cosa conoscete, qualsiasi cosa ricordate, qualsiasi cosa dimenticate, è solo per il potere del Paramatma nel nostro cuore. For example, you may try to remember some scripture. Ad esempio, voi potete provare di ricordare qualche scrittura. But you cannot remember. Ma non potete ricordarla. Then close your eyes. Allora chiudete gli occhi e pregate e arriva. So everyone's memory works like this. La memoria di tutti funziona così. When people grow old, they forget, start to forget everything. Quando le persone invecchiano iniziano a dimenticare tutto. Because their memory is being taken away. Perché la loro memoria viene portata via. So Krishna said, I give forgetfulness. E Krishna dice, io do l'oblio. When at the end of your last life, when you died, then you came to this life, then Paramatma in the heart gave you the forgetfulness of the previous life. Quando noi ci reincarniamo e cambiamo vita, allora il Paramatma ci dà l'oblio della nostra vita precedente. So in this way, all of our mental functions, we're completely dependent on God at every moment. Some people understand that, and some people don't understand it. Quindi le nostre funzioni mentali, noi dipendiamo da Dio ad ogni istante, però alcune persone lo comprendono, ma molte non lo comprendono. So Sharanagati, to be humble and feel one's dependence on God, this is not artificial, this is only to see the reality of life. Quindi Sharanagati, essere umili e comprendere la nostra posizione, questo non è artificiale, ma è solamente la realtà. So, even if you're a devotee, Krishna gives you forgetfulness. Anche se siete dei devoti, Krishna vi dà l'oblio. How is that? Come è possibile? Before you had many material desires. Prima noi avevamo tantissimi desideri materiali. And when we surrender to Krishna, he makes us forget them. Ma da quando ci siamo arresi a Krishna, Krishna ce li ha fatti dimenticare. So that's great mercy. Questa è una grande misericordia. So these are the six components. You can think every day, what are the six components, and try to hold those six moods in your heart, and then by that one enters into the doorway of the experience of bhakti. Queste sono le sei componenti della Sharanagati. Una persona può ricordarle ogni giorno e tenerle strette al proprio cuore, perché grazie a queste una persona può entrare per questa porta che dà accesso alla vera bhakti. In bhakti there is hearing, chanting, remembering, serving, but one only experiences the transcendental nature of that when one first does Sharanagati surrender. Perché nella bhakti ci sono delle attività: ascoltare, cantare, ricordare, servire. Ma una persona può fare esperienza della natura trascendentale di queste attività solamente una volta che ha ottenuto Sharanagati, la resa completa. So the great saint Srila Bhaktivinoda Thakura has written many songs to put us in that mood of surrender. Il grande santo Bhaktivinoda Thakur, lui ha scritto molte canzoni per aiutarci a entrare in questo sentimento. So I want to sing this very famous song of Srila Bhaktivinoda Thakur, Manasa Deha Geho. It's here on the screen. Otherwise, if you have a songbook, it's in your songbook as well. Manasa Deha Geho. Voglio cantare questa bellissima canzone, Manasa Deha Geho. Oh, is that mosquito spray? I need more. There. È col Madal. Yes, yes. It's Murdaka player. Thank you.
vanity. It's very easy for you. Qualcuno potrebbe dire, oh, questo discorso sulla Sharanagati è molto facile per te. Because you have no responsibilities. Perché tu non hai responsabilità. You only doing bhakti every day. Tu fai solo la bhakti. And not anything else. Tutto il giorno, non fai nient'altro. And not only you, Prem-Prayojan Das. E non solo tu, Prem-Prayojan Das. Madhav Das also. Anche quel Madhav Das anche. He never does anything. Lui non fa mai nient'altro. Always chanting. Lui canta solo. Always cooking for Krishna. Sempre cucina sempre per Krishna. Always dancing everywhere. Haribo, Haribo, Madhav. Danza dappertutto sempre. Haribo, Haribo. And not him also. That one also. Sikhi-Mahiji. Anche quell'altro. Sikhi-Mahiji. These persons say, oh, quite mad. Tutte queste persone sono un po' matte. Someone may say, oh, you persons, you are only serving Krishna all the time. Qualcuno potrebbe dire, voi persone, voi servite solo Krishna. But I have many responsibilities. Ma io ho tante persone, responsabilità. So this song is especially for you, don't worry. Questa canzone è specialmente per voi, non this song was written by a great saint named Srila Bhaktivinoda Thakur. Questa canzone è stata scritta da un grande santo chiamato Srila Bhaktivinoda Thakur. How many children do you have? Quanti figli hai? Three. Srila Bhaktivinoda Thakur aveva 13 bambini. And two jobs. E due lavori. But still he was a great saint in the line of bhakti. Ma era un grande santo nella linea della bhakti. So he is singing this song. E lui canta questa canzone. He is living in his house. Lui vive nella sua casa. And the deity of Radha Madhav is there. E la divinità di Radha Madhav è lì. And every day he is coming to Krishna. E ogni giorno lui va da Krishna. And with tears in his eyes. E con lacrime agli occhi. And he's saying, Manas deha ke ho, jo kichu moho, arpilu tva pade, nanda kishu. Oh Krishna, my body, my mind, and my house, and my family, everything, I am offering at your lotus feet. E lui piangendo dice, oh Krishna, la mia mente, il mio corpo, la mia casa, la mia famiglia, qualsiasi cosa io la offro ai tuoi piedi. Everything belongs to you. Perché tutto quanto appartiene a te. Sampade bipade, in my success and in my disaster. Nel mio successo così come nel mio disastro. In my life and in my death. Nella mia vita così come nella mia morte. Everything you are and giving all responsibility to everything to you. Tutto quanto io do la responsabilità di tutto quanto a te. Oh Krishna, if you want, you can kill me. Oh Krishna, se vuoi puoi uccidermi. If you want, you can save me. Se vuoi puoi salvarmi. Whatever you desire. Qualsiasi cosa desideri. That is your right because I am your servant. Questo è il tuo diritto perché io sono il tuo servitore. Maybe. I have to in this life I will die. Forse in questa vita io morirò. And I don't know where I will go. E io non so dove andrò. So I'm just begging, please, in my next life, may I be born in a family of Vaishnavas. Quindi io sto elemosinando, per favore, nella prossima vita, se è possibile, fammi nascere nella famiglia di alcuni devoti. So from the beginning I can do devotional service. Così che io dall'inizio della mia vita posso fare servizio devozionale. Maybe in my next life I cannot even be a human being. Forse nella mia prossima vita io non potrò neanche essere un essere umano. If I have to be even an insect. Io posso essere persino un insetto. Then I don't mind. Ma non mi importa. As long as I always remember you. L'unica cosa importante è che io mi ricordi sempre di te. I don't want to become a great God in a heavenly planet. Io non voglio diventare un grandioso Dio nei pianeti celesti. Like Lord Brahma. Come il Signore Brahma. And I don't want to become the most powerful being in the universe. Io non voglio diventare neanche il più potente essere dell'universo. If I forget you. Se io ti dimentico. Bhukti Mukti Spriya Vinina Jai Bhakta. Oh Krishna, I ask you for one thing, special thing in my life. Oh Krishna, io ti chiedo per una cosa speciale nella mia vita. That I can become anurakta, attached. Che posso diventare anurakta, attaccato. To be in the association of your devotee who has no desire for material enjoyment and no desire for mukti, nirvana, liberation. Ad essere nell'associazione di quei devoti che non hanno desideri materiali e neanche desideri di liberazione, mukti. Any person.
with no qualification, if they have attachment to serving a pure devotee, their life will become successful. Qualsiasi persona, anche se non ha nessuna qualificazione, se loro sono attaccati alla possibilità di servire il puro devoto, la loro vita diventerà un successo. Even in the material life, there's a saying: it's not what you know, it's who you know. Non, anche nella vita materiale c'è un detto: non è cosa sai, ma chi conosci. If you can please thousands of people, then you are famous. Se voi potete dare piacere a migliaia di persone e siete famosi. But when you die, then where will you go? Ma quando morite dove andate? You can be born and all those thousands of people, they won't know who you are. Voi potete nascere e migliaia di tutte quelle migliaia di persone che vi conoscevano non sanno chi sei. So pleasing the whole world is nothing. Quindi dare piacere all'intero mondo non è nulla. But if you can please one pure saint, ma se voi riuscite a dare piacere a un santo, then you can go to the spiritual world. Allora voi potete andare nel mondo spirituale. Because Krishna only accepts those who have become attached to his devotees. Perché Krishna accetta solo coloro che sono diventati attaccati ai suoi devoti. So Srila Bhakti Thakur is coming before Krishna, please let me have a strong love and attachment to your saints. Bhaktivinoda Thakur va davanti a Krishna e dice: oh, per favore, fammi avere un amore forte, un attaccamento per i tuoi devoti. Janaka Dhanani Dvaitadanai Prabhu Guru Pati Tu Savamai. Oh Krishna, you are my mother, you are my father, you are my master, you are my guru, you are my son, you are my everything. Oh Krishna, tu sei mia madre, sei mio padre, sei mio marito, sei il mio guru, sei mio figlio, tu sei qualsiasi cosa per me. Oh my love that I have given to so many things. Tutto il mio amore che io ho dato a così tante cose. To my family members, to my dog, to my car. Alla mia famiglia, al mio cane, alla mia macchina, alle mie scarpe. Mind is so attached to many things. La mente è così attaccata a tante cose. I'm collecting this all together in one place and all my affection, all my attachment I give to you, Krishna. Io colleziono tutto questo attaccamento e tutto insieme io lo dono a te, ai tuoi piedi di loto. Bhaktinod Kahan Shuno Kahan. Shuno Kahan! Kahan is a very sweet name for Krishna. Kahan è un nome molto dolce per Krishna. Krishna is very hard to say. Krishna. Krishna è difficile da pronunciare. It's very crooked. Children cannot say it. È molto contorto. I bambini non riescono a dirlo in modo facile. Kahan, very easy. Ma Kahan è molto facile da dire. Oh Kahan. Oh Kahan. Listen to me. Ascoltami. Oh Radhadas. Oh Radhadas. Oh beloved of Radharani. Amato da Radharani. Hamara pran, you are my pran. Tu sei il mio prana. So we were discussing today how every movement of your mind, every movement of your body is what? Movement of pran. Oggi abbiamo discusso come ogni movimento del nostro corpo e della nostra mente è un movimento del prana, il sutta tattva. He's saying, Krishna, you are my pran, everything. Lui dice, oh Krishna, tu sei il mio prana, sei il mio tutto. I am fully dependent on you. Io sono pienamente dipendente da te. So this song is showing the mood of Sharanagati surrender. Questa canzone mostra il sentimento della Sharanagati, la resa. When a person has this sentiment, then when they chant the holy names, when they engage in devotion, then they feel the divine realization coming. Quando una persona ha questo sentimento e canta il santo nome, lui può sentire le divine realizzazioni spirituali arrivargli. All the activities of bhakti become very, very delicious. E tutte le attività della bhakti diventano molto, molto deliziose. So, I want to discuss this one very important verse of Srimad Bhagavatam. Voglio discutere questo verso molto importante dello Srimad Bhagavatam. Which really inspires us with a powerful illustration of Sharanagati. Che ci ispira con un'illustrazione potente della Sharanagati. Sangrahita murdaina bhavadrishena swaina eva tusyutu kritena sadina nata konama tatprati venanjale masya kurya. This is from the third canto of Srimad Bhagavatam. Questo è dal terzo canto dello Srimad Bhagavatam. One incarnation of Krishna named Kapildev, he's giving transcendental instruction to his mother Devahuti. Qui un'incarnazione di Krishna, Kapiladev, dà delle istruzioni a sua madre. And
He explained so many philosophical points. E lui spiegò tantissimi punti filosofici. And a lot of scientific points also. E tante conclusioni scientifiche anche. He explains all about what is time. Lui spiega tutto riguardo al tempo. Even down to the fractions of thousands of a second. Anche entrando nelle frazioni di millesimi di secondo. He explains about the atoms. Lui spiega sugli atomi. He explains about the fetus in the womb. Lui spiega come è composto il grembo. And even though this was written 5,000 years ago, there's a very scientific description how the fetus, when the nostrils and eyes and ears appear as the fetus is developing in the womb. E anche se fu scritto 5,000 anni fa, c'è una meticolosa spiegazione di come i sensi nascono all'interno del feto mentre cresce. So, in this verse, he's got to the point of describing when the fetus has been growing in the womb. After a certain amount of time, the consciousness comes. In questo verso descrive quando il feto inizia a crescere nel grembo e dopo del tempo la coscienza nasce. And the child becomes aware. Oh. Mother's heartbeat. E il bimbo inizia a essere cosciente, ad esempio, del battito cardiaco della madre. And it's very uncomfortable. E lui si trova in una posizione molto non confortevole. So Kapil Dev now is explaining the experience of a devotee, someone who was a devotee from the previous life, but they did not become perfect, and now they're about to take birth again. E adesso lui spiega l'esperienza di una persona che era devota nelle vite precedenti, e adesso si trova ma non è riuscita ad ottenere la perfezione, adesso deve nascere di nuovo. And the end of the pregnancy is coming. He's just actually 10 months this one. E parla di quando ha 10 mesi, ovvero che è sul punto di lasciare il grembo. And that child devotee is in the womb like this and praying. E questo bimbo si trova all'interno del grembo materno in questa posizione e prega. He said, oh my Lord, when will I get out of here? E dice, oh mio Signore, quando è che uscirò da qui? And the Lord says to him, do you think I am cruel that I have put you in this position? E il Signore gli dice, pensi che io sono crudele che ti ho posto in questa posizione? Why are you asking when will I get out? Perché mi chiedi quando uscirò da qui? The devotee is very tolerant. Il devoto è molto tollerante. Are you criticizing me? Mi stai forse criticando? That I have put you in this position? Che ti ho messo in questa posizione? So then the devotee in the womb is answering with this prayer. Allora il devoto nel grembo risponde con questa preghiera. Oh my Lord, I am not criticizing you. I only want to know when I will get out so I can start my service. Oh Signore, io non ti sto criticando, io voglio solo sapere quando uscirò da qui per iniziare il mio servizio. Because here there's not so much room for dancing. Perché qua non c'è spazio per danzare. Cannot play mridanga. Non posso suonare la mridanga. Cannot distribute books. Non posso distribuire libri. I cannot do so much service. Non posso fare molto servizio. This is the only reason I want to know when can I get out. Questo è l'unico motivo per cui voglio sapere quando è che uscirò da qui. And I am not criticizing you. E non ti sto criticando. Why? Because pura dayena bhavadrishena, you are full of mercy. Perché tu sei pieno di misericordia. Bhavadrishena means there's no one so merciful as you. Nessuno è così misericordioso come te. Yenadrisham gatim aso means because you have put me in this situation of awareness. Perché tu mi hai reso nella posizione, nella situazione in cui posso avere coscienza. You see, usually when the child is in the womb, they become conscious of the situation, but they don't remember anything of the past life. Di solito quando i bambini sono nel grembo loro diventano coscienti di questa situazione, ma non ricordano nulla delle vite precedenti e non hanno coscienza di Dio. Ma la persona che ha fatto bhakti nella vita precedente, then when they are in the womb, then Supreme Lord, those who are very advanced,
coloro che sono molto avanzati, che vanno a livello di Bhav. Then the Supreme Lord gives them their spiritual consciousness even when they're still in the womb. Il Signore gli dà la loro coscienza spirituale persino quando sono ancora nel grembo materno. So he's, oh my Lord, no one is more merciful than you, because even though every fetus is in complete ignorance, by your mercy I am aware that I am your servant. Oh Signore, tu sei incredibilmente misericordioso, perché anche se ogni feto è posto in una condizione in cui non ricorda, tu mi hai reso cosciente di essere tuo servitore. Oh my Lord, may you be satisfied with this offering of bhakti which you yourself have made. Oh mio Signore, potessi tu essere soddisfatto di questa offerta di bhakti che tu stesso mi hai dato. What does that mean? Che significa? It means tat prativin anjali. Anjali means folded hands. Anjali significa che unite le mani. So the one part of bhakti is to come before Krishna and fold your hands like this. Una delle attività della bhakti è andare davanti a Krishna e unire le mani così. So a child in the womb cannot move. Un bimbo nel grembo non può muoversi. But Supreme Lord is so kind that he has put the helpless child in this position already. Ma Dio è così gentile che ha posto il bimbo in questa posizione già. Just like if you want to worship the Ganges. Così come se noi vogliamo onorare il Gange. Then how do you worship the Ganges? Come onorate il Gange? Take the water in your hand and then offer. So you worship the Ganges with the water of the Ganges. Voi prendete l'acqua e fate l'offerta, quindi onorate il Gange e fate un'offerta della sua stessa acqua. So in the same way, whatever we can offer to Krishna, that thing we offered he gave us in the first place. Allo stesso modo, qualsiasi cosa che noi possiamo offrire a Krishna, prima di tutto lui la diede a noi. So that devotee in the womb is saying, at that time when I could not move at all. Il devoto nel grembo dice a quel momento quando io non riuscivo a muovermi del tutto. You are so kind that you put my hands like this. Tu sei così gentile che hai posto le mie mani in questa posizione. So please accept this service. Quindi per favore accetta questo servizio. Which you yourself have given me the power to do because I was powerless. Che tu stesso mi hai dato il potere di farlo perché io non ho il potere di farlo. You are so merciful to me. Tu sei così misericordioso con me. Because when I was in the world, moving around. Perché quando io ero nel mondo e mi muovevo di qua e di là, I had the feeling that I was independent. Avevo il sentimento, avevo la pensavo di essere indipendente. But now I am in this position I cannot move at all. Ma in questa posizione in cui non posso muovermi proprio. I realize my adinata, that means that I am completely dependent on you. Ho realizzato finalmente la mia adinata, ovvero che io sono completamente dipendente da te. So this helpless position is your unlimited mercy on me, because by this experience my adinata, my submission to you is becoming siddha, perfect. Quindi questa posizione senza speranza in realtà è la tua misericordia, perché in questo modo mi dai le realizzazioni che mi mancano per diventare perfetto. So the devotee even in the womb is in ecstasy realizing the mercy of Krishna. Quindi il devoto persino nel grembo materno è in estasi mentre realizza la misericordia di Krishna. Now you may think that well it's too late, I was a fetus a long time ago. Voi potreste pensare che adesso è troppo tardi, io sono stato un feto tantissimo tempo fa. So this prayer is not so useful until maybe when I die then I'm again in the womb of another mother then I'll remember this prayer. Quindi questa preghiera è un po' inutile finché io non diventerò di nuovo un feto e potrò allora ricordare questa preghiera, potrà aiutarmi. But this is not true. Ma questo non è vero. Because that helpless position that the fetus is in, you are in that position right now. Perché quella posizione senza speranza in cui si trova il feto, voi siete nella stessa posizione in questo momento. And if you offer this prayer, then you can remember it. E se voi offrite questa preghiera, voi potete ricordarlo. If you engage in bhakti, se voi vi occupate nella bhakti, then the opportunity to engage in bhakti
You did not make it. Krishna has made it. L'opportunità di essere occupati dalla bhakti voi non l'avete creata, ma Krishna l'ha creata per voi. The possibility to serve Krishna, Krishna has made it. La possibilità di servire Krishna, Krishna l'ha fatta. And the power to move, to speak, to see, all the things that you need to serve, Krishna has given everything. E il potere di muoversi, di parlare, di guardare, tutto ciò che abbiamo, di cui abbiamo bisogno per servire, Krishna ce lo ha donato. We are completely dependent upon his mercy all the time, and he's completely ready to give his mercy all the time also. Noi siamo completamente dipendenti dalla sua misericordia tutto il tempo. But unless we have the spirit of Sharanagati, then we don't appreciate it. Ma finché non abbiamo questo spirito della Sharanagati, noi non possiamo apprezzarlo. It's a very simple thing. Sono cose molto semplici. An ordinary person is simply ungrateful to God. Una persona ordinaria è semplicemente non è grata a Dio. But when one has the spirit of Sharanagati surrender, then one becomes aware, conscious of all the kindness that God is giving us, and the chance to serve Him, and the possibility, the opportunity, and the power to serve. Everything is coming from Him. Ma quando una persona ha questa Sharanagati inizia a realizzare che l'opportunità di servire Krishna, questa bellissima occasione che abbiamo, tutto questo ci è data, questa possibilità ci è data da Lui. Consider all of these things very carefully. Considerate queste cose molto attentamente. This is the psychology of surrender. Questa è la psicologia della resa. And you will have to go through this this disposition, these attitudes. E noi dobbiamo attraversare, dobbiamo raggiungere questa disposizione, questa attitudine. And on the other side of the door of this mood of surrender lies the unlimited ocean of love. E dall'altra parte di questa porta della Sharanagati giace l'incredibile e infinita possibilità di amare. Go, Premananda.